Buongiorno. Ok. Adesso il sino dov'è? Qui. Allora, ciao, salve, auguri. Tanto noi poi ci prendiamo dopo. Sì, grazie. Grazie. Come dobbiamo fare? Cioè, vediamo che sì, ci sarà il presidente del Faro, il sindaco, poi la legislazione, il sindaco metterà la fascia nello sindaco. Buongiorno. Indicato che nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata non sia sopravvenuta o non sia stata accertata successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature alcuna condizione di incandidabilità, ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235. Tenuto presente il disposto dell'articolo 72,9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, in base al quale, dopo il secondo turno di votazione, è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accertato che il candidato signor Nicola Fiorita ha riportato tra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio il maggior numero di voti validi, cioè il numero 17.750 voti validi, alle ore 10 del giorno 30 giugno 2022 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Catanzaro il signor Nicola Fiorita. Conserva lo scontrino che lo puoi cambiare. Conserva lo scontrino che lo puoi cambiare. C'è tanta, c'è tantissima aspettativa, ci sarà tanto da fare, ma anche uno dei mestieri più belli, come ho detto qualche giorno fa anche sulla stampa. Troverai sicuramente personale motivato, siamo riusciti a far entrare tantissimi giovani, tu lo sai perfettamente, hai anche la possibilità di far partire definitivamente anche i concorsi dei dirigenti e quindi a far ripartire la macchina, e credo che tu abbia tanta voglia di farla ripartire, quindi auspico e ti do veramente un in bocca al lupo, perché ci saranno gioie, ci saranno dolori, però è con grande soddisfazione che tu sicuramente porterai avanti questa carica dopo aver fatto l'esperienza anche come consigliere comunale, quindi non ti è nuovo, diciamo, conosciuto l'amministrazione, come funziona, e credo che con una buona squadra potrai fare veramente un ottimo lavoro, quindi un in bocca al lupo e ad maiora. Grazie.
grazie, permettetemi di ringraziare tutte le persone che hanno lavorato in questi giorni perché tutte le procedure elettorali andassero nella giusta direzione, permettetemi di ringraziare la segretaria e di ringraziare tutti i dipendenti comunali, qualcuno l'ho già incontrato, qualcuno lo incontrerò nei prossimi giorni perché pur in una situazione di difficoltà, di organico, hanno sempre lavorato con dedizione per il bene della città e sono certo che insieme a loro potremo per l'appunto iniziare subito a dare le risposte che questa città attende. Io in questi mesi ho parlato a tutti, dovunque, fino anche alle persone che si affacciavano dai balconi, nelle strade, nelle periferie, nei condomini. Non ho quasi mai parlato di me stesso. È una cosa che non faccio con facilità, però oggi, che è un giorno in cui posso concedermi qualche emozione, permettetemi anche di ricordare in questo momento mio padre, che è stato sindaco perché al di là di quelli che erano nel passato, tanti anni fa, anche dei confronti sulla politica accesi con lui, credo di arrivare qui anche grazie e perché ho avuto e ho conservato alcuni valori che sono quelli dell'onestà, della lealtà, della correttezza, a cui io prometto di informare il mio mandato. E ovviamente in questa piccola parentesi personale, che sarà l'unica forse di questi anni, permettetemi anche di ringraziare Mauro e Blanca, mia moglie e mia figlia, che dovrebbero essere da qualche parte lì. Che sono le due persone che ovviamente hanno già, diciamo così, avvertito un cambio nei nostri ritmi, nella nostra vita, e che però mi sono accanto, mi saranno accanto, insieme a loro c'è mia madre e poi abbiamo finito la famiglia. Noi abbiamo parlato moltissimo in questi mesi, penso, cercheremo di parlare in questi anni di cambiamento, di rinnovamento, di una discontinuità anche con le amministrazioni precedenti. Però questo non significa non riconoscere a Sergio Abramo un ruolo senza pari che nessuno mai avrà nella storia di questa città. Sergio è stato sindaco per 4 mandati. Lui non sarà nemmeno emozionato perché è abituato, io no. Però ha segnato la storia di questa città. Io ho fatto un'opposizione alla sua amministrazione, l'ho fatto in maniera seria, come si deve fare l'opposizione, su molte cose l'abbiamo vista anche diversamente, però voglio ricordare qua un episodio che forse fa capire quello che io penso del sindaco uscente. Io l'ho chiamato, ci siamo sentiti al telefono in questi 5 anni rarissimamente, forse 3-4 volte, nel momento più difficile della nostra esistenza, per la nostra generazione, che è stato il momento del primo lockdown. Io ho chiamato Sergio e gli ho detto: io sono felice che tu sei il sindaco di questa città, perché io mi sento sicuro, perché so che al di là di tutte le differenze che ci sono state, Sergio Abramo è una persona che si è dedicata a questa città, si è dedicata con una dedizione senza pari, lavorando, come dice lui, io ti credo, 24 ore su 24, e nei momenti difficili della città sapevo che c'era una persona che sapeva cosa fare e che ci sarebbe stato. Questo lo dico perché ovviamente noi vogliamo portare grande energia, grande rinnovamento, vogliamo portare le nostre idee, i nostri progetti, ma questo non significa che vogliamo distruggere quello che è stato fatto, che vogliamo distruggere quello che c'è già. Io ho chiesto al sindaco uscente un incontro subito per poter avere contezza di alcune cose, ho trovato la sua totale disponibilità, lo faremo subito, mo, come ci piace dire, finiamo e andiamo di là, perché noi dobbiamo
lavorare su quello che c'è, valorizzare quello che esiste, portare certo anche cose nuove, ma con uno spirito di collaborazione, che credo sia uno spirito di collaborazione che debba riguardare tutti. Io ho letto con molta attenzione le dichiarazioni del presidente Mancuso, del professore Donato, credo che si stia già aprendo una nuova fase. Io credo che Catanzaro abbia eletto oggi abbia un nuovo sindaco, tra qualche giorno avrà dei nuovi consiglieri, e che sia non interesse ma dovere di tutti rispetto a questa città lavorare per dare delle risposte, queste risposte che Catanzaro chiede con grande forza, ha chiesto con il suo voto con grande forza. Io credo che sia dovere di tutti intendere la politica come servizio verso la comunità e verso il bene collettivo. So che la strada non sarà semplice, so che ci saranno ostacoli, ma so che se ci muoveremo lungo questo binario potremo fare molto per la nostra città, che poi alla fine è l'unica cosa che serve, che vale e che ci interessa. Grazie a tutti per essere stati.